Ed ecco a voi Fico 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 Roberto Fico, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Vigilanza Rai. Signor Fico, buongiorno. Buongiorno. Chiariamo subito una cosa. Fico è un nome, un cognome o un soprannome? È un po' tutto. È un po' tutto. Cioè Fico Fico detto Fico, diciamo, questo Fico, sarebbe Fico detto Fico, sì. Mi hanno chiamato in tanti modi sin da piccolo. Altre cose, scusate, non so Fico pensare. Secco. Senta, Bruno Vespa, diceva l'anziano Sabelli, quante serate dovrebbe fare secondo lei Bruno Vespa con Porta a Porta? Ma io credo che una trasmissione come Porta a Porta va totalmente rinnovata, cioè chiusa. Quanto tempo è che c'è Porta a Porta in Italia? Due secoli. Due secoli, quindi dico, dopo due secoli possiamo anche cercare di rinnovare. Ma quindi tipo tre serate, due serate? No, io la cambierei proprio. Mandar via Bruno Vespa proprio? Bruno Vespa ha un contratto, non è neanche dipendente. Vabbè, non guadagna un contratto tanto. Di... No, mi sembra che guadagni... Quanto guadagna? Da organi di stampa apprendiamo milioni di euro. Ma no, quindi dobbiamo farlo lavorare. Cioè, quante serate gli farebbe fare lei a Bruno Vespa? Non lo so. Una, due? No. Io chiuderei Porta a Porta e farei un altro tipo di trasmissione. Ma sempre affidato a Bruno Vespa oppure lo diamo a Floris che ha un po' dei no, problemi? No, magari possiamo... Ci sono tanti giovani bravi, possiamo far emergere un po' di giovani. Io farò il talent scout qui. Senta, e Floris va... Lei che... No, c'ho da fare. Presidente della commissione di vigilanza Rai, lei va, no, lei no, ma Floris va a Mediaset secondo lei? Floris va a Mediaset? Non lo so, sarebbe una perdita per la Rai. Lei sta vigilando che non, vabbè, se non vigili per farlo su Floris, andare per farlo rimanere, è una delle forze dell'azienda o no? Crozza è la grande forza della trasmissione. Sì. Quindi, cioè, secondo lei si potrebbe tenere, potrebbe condurlo Crozza e Floris, no, e Giova a fare Crozza il... Assolutamente è molto seguito, è molto visto. Cioè, lei metterebbe un altro conduttore al posto di Floris con Crozza e Ballarò? Io come presidente di commissione di vigilanza e come commissione non entro nel merito delle persone. Ma si figuri noi. Questo non c'è dubbio. Ma che cosa vigili? No, è nel merito, no. E possiamo vigilare sul fatto che ci sono circa 1,3 miliardi di appalti esterni. Ho capito, però devi vigilare sul fatto che pare che Floris, sul fatto secondo che se si devono eleggere consiglieri di amministrazione devono essere staccati da logiche di potere, di partito, al Parlamento. Scusa, Brunetta dice che Floris guadagna troppo. Allora, tu vigili su questo? Noi abbiamo avuto uno scontro. Noi chi? Tu e il Magotella? No, noi la commissione. Due Margiotta. Due. Abbiamo avuto già uno scontro anche con il consiglio di amministrazione RAI, perché noi diciamo che vogliamo conoscere tutti i compensi per mettere un riflettore in modo da razionalizzare i costi, mentre il consiglio di amministrazione ci risponde che noi non abbiamo la competenza su questo aspetto. Però, Presidente, dall'inizio, il primo giorno e la prima lotta, questo sul risparmio. Ma in questo momento vedo Matteo proprio Renzi che parla con la Merkel su Rai News. Sì, che tra con la Merkel mi sembra che sta dicendo ya. Sta a dire questo, quindi dice tra l'altro Renzi, punto che proprio in questo momento Renzi potrebbe, perché per la legge del 2014, il 1 gennaio 2014, pubblicare tramite il Ministero dell'Economia, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Pubblica Amministrazione tutti i compensi lordi di chi collabora con la RAI, di chi tratta i rapporti di lavoro e dei invece dipendenti. Non lo fanno. Questo momento lei ce l'ha visto su Rai News, che è un po' il suo canale preferito, perché Monica Maggioni è la sua giornalista preferita in Rai. Signor Fico, sì. Non ho giornalisti preferiti, sì, però lei della signora Macchioni e neanche non preferiti della signora Macchioni è di Monica Maggioni, sì, Macchioni quella che ci manda gli ospiti con gli altri, che essendo del gruppo Bilderberg tu hai detto che non è compatibile col tuo ruolo all'interno del servizio pubblico. Sì, ho fatto un quesito alla RAI, ho scritto un quesito, l'ho inviato alla presidente Taranto e al direttore generale, perché mi sembra un po' quantomeno strano che una direttrice di un telegiornale come Rai News 24 partecipa a un club Bilderberg che è, come tutti sappiamo, semi segreto, perché non possiamo conoscere i contenuti all'interno, e sul sito era scritto che la partecipazione della Maggioni avveniva come direttore di Rai News 24. Però non l'hanno ascoltata, diciamo. La risposta arriverà a breve. Ma servizio pubblico? Entro due settimane. Sì. Cos'è il servizio pubblico? Il servizio pubblico, dobbiamo fare il grande dibattito. Senta, ma lei del Movimento 5 Stelle avete cambiato completamente la linea, adesso trattate con il PD, prima no, niente, adesso addirittura sulla legge elettorale, mercoledì, lo streaming, tutto. È eccitante? Sì. È successo? Sulla legge elettorale abbiamo fatto un percorso in rete che non era mai stato fatto, e in mesi abbiamo elaborato
la legge elettorale del movimento, che paragonata agli anni in cui ci hanno messo a non elaborare niente dopo il Porcellum è davvero poco. Una volta che abbiamo avuto la legge elettorale fatta per la prima volta dai cittadini in rete, abbiamo detto la presentiamo come legge e la presentiamo alle forze politiche. Sì, no, ma prima tutti a casa, vaffanculo, Beppe, senta, vaffanculo! Per dire, cioè, adesso invece addirittura mercoledì siete no, lì. No, ma io rimango sul tutti a casa, in che senso? La classe dirigente di questo paese, l'hai visto con il Mose, l'hai visto con l'Expo, deve andare secondo me tutta a casa, perché dobbiamo sostituire un pensiero, non solo le persone, un modello. Però, noi col movimento stiamo cercando di costruire un altro modello. È d'accordo alla trattativa, diciamo? Sulla legge elettorale noi la presentiamo, questa è la legge elettorale. E io penso al che PD loro la presentate. La presentiamo al PD perché è la forza di maggioranza, ma noi però su questo c'è un grande equivoco, perché in tutte le commissioni, in tutte le commissioni, noi abbiamo lavorato insieme a tutte le forze politiche, quando noi abbiamo presentato le leggi o quando ci è arrivato un decreto, purtroppo, e mai una legge di iniziativa parlamentare in commissione. Il dialogo c'è sempre stato, ma con i decreti loro hanno esautorato il Parlamento della sua funzione legislativa. Adesso andiamo solamente a dire questa è la nostra legge elettorale, voi ormai già avete fatto l'accordo, perché io lo so che hanno fatto l'accordo, ma da prima, allora che tratta da far, mai è tardi. Vabbè, però possiamo dare una chance. È come dire a Costa Rica, possiamo rigiocare, dare, no, ormai è finito. Possiamo dare una chance a dire volete fare anche questa legge elettorale con un pregiudicato, perché un pregiudicato decaduto dal Senato. Vabbè, pregiudicato, adesso. Ritorniamo alla politica del vaffanculo. Vaffanculo! Ma c'è un sistema migliore per cambiare questo vaffanculo? Cioè, perché vaffanculo è diventata l'etichetta, lo slogan del vostro movimento. Perché, è da un po' però che non è più così, perché dopo il V-Day 1 e il V-Day 2 ci siamo presentate le elezioni. Siamo nell'U2, poi di là è lo no, sono tre, voi dovete trovare un altro slogan che sostituisca e cacci ma via. Ma se noi, e le dico seriamente, lavoriamo 24 ore al giorno in Parlamento, in tutte le commissioni, abbiamo presentato tutti i nostri 20 punti del programma, non abbiamo mai tradito la fiducia dei cittadini, abbiamo cercato di fare tutto in diretta streaming, durante il weekend andiamo in giro per l'Italia a raccontare ciò che avviene in Parlamento e a raccogliere le interrogazioni dei cittadini che presentiamo ai ministeri. Abbiamo anche dimostrato e stiamo cercando di smascherare un meccanismo che non rappresenta secondo me più i cittadini, che va da altro. Noi vediamo una grande rappresentazione teatrale, il Parlamento è una grande rappresentazione teatrale e magari dietro hanno già deciso in altre stanze tutto. Ma sicuro, non magari. Senta, ma c'è un programma per quando lei accende la televisione e dice no, questo proprio cambio, giro, proprio spengo, proprio una roba che non le piace di qualunque canale, dico, proprio... Sì, no? L'Arena, per esempio... Non le piace Giletti? No, l'Arena non mi piace. No, L'Arena? Va in prima serata adesso l'Arena, addirittura. Non mi piace. Ma si vede che la vigilanza non conta proprio niente, diciamolo. Ma lei no, perché non fa l'interferenza. Non fa l'interferenza. Io cerco di non far fare l'interferenza. Farla, no, potessi farla, non va bene. No, ma se potessi farla, non la farei. Cosa interfererei? Cosa interfereresti? No, ma deve esserci proprio un cambio di mentalità, un cambio editoriale, un cambio di programmazione, di visione, tutto. Sì, vabbè, ma la domanda è, se tu fossi però presidente io non sono RAI. Il presidente della RAI, io sono il presidente della commissione in Parlamento. Non la trattavamo così se fosse stato presidente della RAI. No, perché conoscete bene. Però guarda che vigila, sì, ma vigila poco, insomma, tanto non... No, ce l'ha il fischietto. Però intanto abbiamo approvato in vigilanza il parere sul contratto di servizio. Ci abbiamo messo 5 mesi e abbiamo fatto un percorso partecipato, sentendo i vari attori coinvolti nel contratto, e abbiamo approvato dei punti strategici e fondamentali. Il punto è che in questo momento il contratto è al Ministero dello Sviluppo Economico e devono finire loro la firma finale. Non ci hai detto in una sola parola, perché non vogliamo il pippone, che cos'è il servizio pubblico? Il servizio pubblico è la garanzia di democraticità di un paese, io credo. Deve dare uno sviluppo culturale e sociale ai cittadini e deve portare acqua al mulino dei cittadini per farli crescere in modo libero. Quindi un giorno libero. A pecora il servizio pubblico? Secondo me, anche servizio pubblico. All'Arena no. Servizio pubblico. Io miro all'alta qualità. Quindi noi siamo un po' l'esempio, quindi porta a porta non è servizio pubblico. Se entriamo nelle trasmissioni, allora non va bene così. Se invece entriamo nella filosofia di cos'è il servizio pubblico, che è un presidio di democraticità di un paese civile all'interno del quale tutti i cittadini possono essere garantiti da un'informazione che sia libera e plurale davvero, che non sia contigua ai partiti. Italia-Costa Rica è servizio pubblico? Italia con la lo sport è servizio pubblico. Sì, no, ma l'Italia-Costa Rica in cui l'Italia perde? È servizio pubblico lo stesso. Chi è presidente della commissione di vigilanza Rai? Anche se si perde, chi servizio deve pubblico? Giocare in attacco contro l'Uruguay, secondo lei? Lei che è presidente della commissione di vigilanza Rai? No, io farei scendere la stessa in campo
po' la stessa formazione. Uguali. Anche che ha perso. Ma perché lei è uruguagio? Per far vincere. No, ma scusi. No, certo, se fa il tipo per l'Uruguay, diciamo. No, perché anche se, perché secondo me possono ritrovare invece tutti insieme la motivazione per vincere. Forse è questo. Don Gabrici, il cappellano della nazionale italiana, lei che chi farebbe giocare domani contro l'Uruguay? Balotelli Immobile. Ricordiamo, lei è, per chi non lo sapesse, come il signor Fico, che è presidente della commissione di vigilanza, lei è il cappellano della nazionale italiana. Sì, esatto. Cioè, ma che vuol dire essere il capitano, il cappellano della nazionale? Si benedice prima di entrare. No. Vuol dire stare vicino ai ragazzi, e condividere la loro amicizia e per chi vuole la propria fede. Senti, ma ci dici una cosa che ci angustia moltissimo. Sì. Quando c'è un calcio di rigore, quello che tira si fa il segno della croce. Certo. Però anche il portiere si fa il segno della croce. Dio, chi aiuta in questo caso? È una domanda un po' forte. Dio ha altre cose Da fare. Allora, perché non glielo dici di non farti il segno della croce? Non serve a niente. No, serve a poco. Io penso che quando si tira un calcio di rigore serve a poco, quando si incomincia una partita di è più. Un segno di una manifestazione di una propria fede, certo. E lì francamente non ci vedo niente di male. Anch'io quando ho un impegno, una cosa importante da fare, mi fa il segno della croce, ma come segno di una fiducia nel Signore che... Senta, signor Don Gabrici... È super partner. Lei li ha benedetti gli azzurri prima che partissero per il Brasile? Sì, abbiamo fatto una messa. Sì. Ah, chi c'era la messa? Tu. Vabbè, questo... No, il simpatico Lauro... Questo, se no, poi finisce... Balotelli c'era. C'era Balotelli. Ecco, no, però lui il simpatico Lauro pensa che non ci fosse Paletta quando l'hai benedetto, vero Don? No, c'era Paletta. C'era Paletta? Non rispondo. Senta, Don Gabrici, sa come siamo messi male, perché domani ci giochiamo tutto con l'Uruguay. Molto. Lei ha fatto qualcosa, non so, una preghiera, qualcosa per domani? Ma io ho fatto una preghiera, come fosse sempre in questo caso, una preghiera perché tutti diano il meglio e possano essere in grado di dare tutto quello che hanno per il bene della nazionale. Possiamo fare il migliore. Però ci puoi dire la preghiera com'era? Possiamo fare qui adesso, no? In qualche modo, cioè, per modo che così li aiutiamo un po' di più, ragazzi. C'è anche il presidente della commissione di vigilanza. No, ma non è una preghiera. Si saluta il presidente della commissione. Lo saluti, presidente Fico. Buongiorno. Buongiorno. La saluta. Ha fatto anche così con la mano, Don. Buongiorno. Sì. Lo vedo nello schermo. Certo, è qui. Però, Don Gabrici, cosa ci dica qualcosa che possa aiutare la squadra domani. Ma la preghiera è abbastanza semplice, è appunto una preghiera, un affidamento al Signore perché ognuno, perlomeno coloro che credono in Lui, possano, grazie a Lui, dare tutto quello che hanno. Quando uno dà tutto quello che ha, poi non ha rimpianto. Quindi la preghiera non è per vincere, è per dare tutto quello che uno ha, perché sennò la se prega un altro... La preghiera è perché le cose vadano bene, se uno dà tutto quello che ha... Le cose vanno bene. Se uno prega e poi perde, che vuol dire? Che non ha dato tutto. Se uno prega e ha dato tutto quello che ha dato, vanno bene, non ci sono situazioni particolari, non ci sono cose negative, tutto è andato bene sul piano dell'impegno, poi se quella squadra è più forte... Certo. Senta, Don Gabrici, se ci... Se no vincerebbero tutti. Certo, sì, però Don, tu ci devi uscire dall'equivoco. Se a un certo punto ci danno un rigore contro, tu preghi perché lo sbaglino? No. No, io prego perché lo sbaglio, Mi auguro che Buffon lo pare. Lo pare, la stessa cosa però. Don Gabrici, lei come è sottile invece. Ciò per cui è, per cui vive, per cui crede. In questo caso, voglio dire, è normale che io spero che vinca l'Italia. Senta, lei ha un rapporto particolare con Gigi Buffon. Vi siete sentiti ultimamente? In questi ultimi giorni ho preferito lasciarlo solo perché... Lo conosco, ho avuto dei problemi fisici, quindi mi auguro davvero di essere il primo a congratularmi con lui domani sera dopo la partita. Chi ha sentito di altro? Ho sentito Mario Balotelli. Che dice Mario? Perché siamo tutti attaccati a lui. Che dice Mario? Ma secondo me io l'ho sentito molto molto tranquillo, era
deluso e arrabbiato dopo la partita in Costa Rica, ma non ho mai visto Mario così tranquillo e sereno come in questi giorni in Brasile. Ma vi siete sentiti al telefono o SMS? No, ci sentiamo per WhatsApp. WhatsApp, cioè lei Don Gabriel ci WhatsApp con Mario Balotelli in Brasile. Cos'hai esatto. WhatsAppato l'ultima volta? Non si può dire. Però non me lo ricordo. Però insomma, e lei gli ha dato una si può dare una piccola benedizione per via WhatsApp? No, io gli ho dato solamente qualche consiglio e un incoraggiamento molto umano. Tipo? Sì. Che consiglio gli ha dato? Cioè? Tipo di rimanere tranquillo e sereno, di far valere sul campo le Senti Don, scusami, insisto su questo, ma se per caso Italia-Uruguay finisce con la vittoria dell'Uruguay, cosa vuol dire? Che loro hanno un cappellano che prega meglio? No, non credo. Non so nemmeno se c'è il cappellano. Ma sì, ce l'hanno. Ce l'avranno. Io penso che, ripeto, il concetto è che tutti diano il meglio e innanzitutto che ci sia uno svolgimento anche sereno della partita, visto che insomma anche da questo punto di vista comunque, in Brasile la situazione mi sembra tranquillo. Abbastanza calda. Però Don Gabrici, importante che Mario le ha detto che è tranquillo. Qualcun altro con cui ha parlato, whatsappato? Ma con tanti. Con chi? Pirlo? Con Barzagli, Chiellini. Che dice Barzagli e Chiellini, che sono i due in difesa che hanno preso buchi dappertutto contro il Costa Rica? Cosa dicono? Ma ripeto, c'è tanta voglia di rivalsa, quindi penso e mi auguro che domani anche loro possano essere protagonisti in campo. Certo. Scusami, pare che la partita si svolgerà sotto una pioggia battente. Domani piove. Sì, sì, ecco, che cosa vuol dire dal punto di vista? Cioè, tu puoi fare adesso non faccio ma gli stregoni fanno la danza della pioggia, ma lui però. La fede cattolica non è una stregoneria. Esatto. Sì, no, ma però meglio, no, di una stregoneria. Lasciamo agli stregoni la libertà. Lasciamo agli stregoni la danza della pioggia. Della pioggia. Presidente della Commissione di Vigilanza Fico, secondo lei la pioggia domani sulla Italia Uruguay, dal suo punto di vista, come chi favorisce? La pioggia? La pioggia. No, la pioggia va bene perché per crea l'Italia. Più combattenti. Beh, anche gli Uruguay ci sono combattenti. Sì, però. Sì, va bene, entrambi, vedremo una bella partita. Don Gabrici, il cappellano della nazionale, il suo pronostico per domani? Vinciamo noi. Quanto vinciamo, Don Gabrici? Lei che ha dei contatti no, con no, vinciamo noi. Vinciamo noi? Sì, l'ha detto. Finco, presidente della Commissione di Vigilanza, è scaramantico. No, vinciamo noi. Non va bene ha detto più vinciamo questo noi. Slogan. Vinciamo noi. Vinciamo noi. Vinciamo poi. Sì. Diciamo 1-1. 1-1, Don Gabrici. Senta, ma ha sentito Prandelli di recente? No, l'ultima volta l'ho visto il giorno prima della partenza per il Brasile. E l'ha benedetto? Ci siamo parlati, ci siamo abbracciati. Vale come benedizione. Don Gabrici, ci sono delle superstizioni nei calciatori? Vabbè, quelli ce l'hanno tutti, come ci sono nel mondo e nella vita normale. Qual è quella che ti pare più produttiva? Cioè le stesse mutande, no, sai quelle cose lì? Schifo, no, quelle fanno parte di un armamentario della cultura sportiva. È molto importante. Quale? Magari può dare questo messaggio alla nazionale. Sì, aspetti, Don Gabrici, c'è un messaggio da parte del presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Di non passarsi il sale a tavola mano per mano, ma di poggiarlo a tavola e poi prenderlo. Pensate in che mani siamo messi. Sì, Massimo Cacciari, sei d'accordo sul fatto che non bisogna passarsi il sale? Mano per mano. No, quella superstizione non ce l'ho, se no non ce l'hai. Quali altre hai, Massimo? Ha delle superstizioni. Di non sedersi in 13 a tavola. Sempre la tavola. Signor Cacciari, dove vedrà la partita lei domani sera? Da un amico. Ma con cui vede sempre l'Italia oppure cambia? No. Vario, a seconda di dove mi trovo. L'ultima l'ho vista in un albergo. E cosa succede quando segnano gli italiani, Massimo? Che fai? Esulta oppure... Esulto, ma però quando il gioco è così è triste, non le piace il gioco. E che fai? Fai bofonchi e sbatti la testa. Che vincano, sì, esulto, se segnano esulto. Ma quindi scusi, ma insomma. Signor Cacciari, però giocano troppo male, troppo. Ma per come abbiamo giocato ci meritiamo di andare fuori? Beh, ma ci meritiamo neanche di esserci ai campionati del mondo, ci meriteremmo per come abbiamo giocato. C'è una botta di ottimismo che è una cosa incredibile. Signor Cacciari, guardi, quando siamo... No, però non si whatsappi Cacciari, dov'è oggi? Dov'è oggi? A Venezia. A Milano. Che tempo c'è a Milano, signor Cacciari?
brutto, brutto. Brutto, beh, certo, giusto, non poteva giusto. Che essere brutto. Signor Cacciari, grazie, viva la sua allegria, buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Don Gabrici, ci dice sì. L'ultima cosa. Domani sera, lui l'altissimo, sì. Fa il tifo per l'Italia o per l'Uruguay? Questo non lo so. Penso faccia il tifo... perché il mondo vada meglio. Questo sì, va bene. Lei dov'è? A Firenze. Scusa, la domanda però è, il mondo va meglio se vince l'Italia o se vince l'Uruguay? Sì. Non lo so. Non lo so. Io vo meglio se vince l'Italia e anche penso... Questa è la crisi della Chiesa di oggi, non sa mai niente. I valori, no, certo. Infatti, non abbiamo più le certezze. Bravo, donna. Che tempo c'è? Però amiamo le persone, mi sembra la cosa più importante. L'importante è amare Balotelli e non amare l'Uruguay. Tu vigili su Suor Cristina? No, perché per capire, cioè, non ti piace? The Voice, l'ha visto Voice. Qualche volta. Io credo, sì, qualche volta l'ho visto. Almeno canta, no? È una gara canora, quindi un talento tu lo devi avere, certo. E già per questo, con gli scenari editoriali che abbiamo, almeno è un percorso. Cos'è che non dice che non è una casa, cioè ha detto almeno è una gara canora, come se ci fosse qualcos'altro che non le piace la vita in diretta? Sì, allora il problema non è solo la trasmissione, no. L'ho già detto prima, sì. È la qualità del prodotto editoriale, deve migliorare, devono esserci nuove creazioni, se no ritorniamo sempre in autoreferenzialità e facciamo sempre lo stesso, compriamo sempre format esterni invece di sviluppare i nostri talenti. Guardi, dovrebbero sviluppare una marea di format. A parte noi, qual è una trasmissione? A parte voi. Sì, no, scusa, c'è una domanda che gli vogliono fare, le Bernis, sì, cantate. Siamo sicuri, perché è presidente della Commissione di Vigilanza, attenzione, noi ci dissociamo. Le prime che cacciamo siete voi. Lo spreco più grande della RAI qual è? Esclusi i presenti, presidente Fico. Sì. Allora, secondo me andrebbero totalmente rivisti gli appalti esterni compongono circa 1.4 miliardi del bilancio. Dobbiamo rivedere tutti i nostri programmi, Giorgio. Dobbiamo rivedere gli appalti esterni, non c'è dubbio. Però, e a fronte di 13.000 dipendenti. Però basta parlare di cose negative. Ci dica, a parte noi, un programma che è il simbolo del servizio pubblico. Quindi sulla Rai, a parte voi, sì, a parte noi, perché sarebbe brutto che ci... No, ma sulla televisione. Dicene uno, almeno dicene uno. Dicene uno. Uno della TV. Allora, non c'è dubbio che i programmi di Iacona mi piacciono molto. Che si chiama? Si chiama? Porco, perché... lo sapevo, Iacona. Ok, uno. Iacona, uno Report, Report senza frontiere, no. Come si chiama Iacona? In crisi, la stanno suggerendo dall'altra parte. Qual è? Come? Fai labiale? Scrivetecelo così. Sì. Presa diretta. Presa diretta, lo sapeva benissimo. Certo. Te l'ho detto, presa diretta. Sì. No, lo suggerivi all'orecchio. E poi un altro, tra presa diretta, che non ci potrà essere solo presa diretta. Secondo me va nel filone giusto, per fare la un Gabanelli, giornalismo d'inchiesta. Piace, Report anche ha fatto delle bellissime trasmissioni. Tutti a me piaceva anche molto Sfide. Sfide. Ercolani. Ballando con le stelle. Ballando con le stelle è un... Anche quello è giornalismo d'inchiesta. Il servizio pubblico può essere considerato anche informare, educare e intrattenere. Quindi l'intrattenimento, però, se lo facciamo di alta qualità, è un intrattenimento che può funzionare. Paolo Bonolis, fa caldo in Brasile? Piove. Piove. Perché a Natale piove. Perché lei è a Natale, piove parecchio. Dove domani si gioca Italia-Uruguay, quindi piove in questo momento. In questo momento sta diluviando. Sì. Ma tu pensi che pioverà anche domani? Non fai mica, faccio il meteorologo, non lo so. Ho capito, ma se stai lì, che ti abbiamo mandato a fare lì, scusa. Come? Che ti abbiamo mandato a fare lì? No, tu mi hai mandato a fare da un'altra parte, esattamente dove ti avevo mandato anche io. Però poi non ci siamo incontrati, tu sei rimasto là e io sono venuto qui. No, credo possa piovere anche domani, ma piove, questo danno come previsione. Ma piove e fa caldo è ovvio che non faccia freddo, insomma, però sì, sicuramente senza sole è molto più freddo. Paolo, i ragazzi quindi sono contenti? Tiravento. I ragazzi sono contenti quindi di questa pioggia? Ma... io li chiamo i ragazzi. Qui al convento, quando piove e tira vento, è sempre molto meglio. Certo. Signor Bonolis, lei è stato a vedere l'allenamento ieri della nazionale? Sì. Com'è? Quello lì, cioè, Balotelli immobile? È un allenamento. Tre difensori? Non posso dire niente. Sì, ma che ti ho mandato a fare lì, scusa Paolo? Però ci dica solo. Che cosa ti ho mandato a fare? Per il...
Per il tempo ti ho detto piove, punto, però, basta. Poi queste sono le informazioni che sono autorizzato a dare. No, ci dica quello anche il meteo, squadra, No, ma ci dica solo, senza dircelo, se lei lo sa come giocano domani. No, poi non le chiediamo come, vogliamo solo sapere se lei lo sa. Già ci fa piacere parlare con uno che sa come giocano, qual è la formazione, sì. Ebbene, sì, lo so. Ecco, ce la puoi dire per favore, Paolo, la formazione, visto che la sai. Giocheranno con molto impegno. In 11. Molto Livo, no, perché è tornato a gara. Poi è stato protagonista di un grande episodio con Mazzocchi, che in televisione le ha chiesto se le poteva dare una toccatina. Sì. Cosa voleva dire questo? Sì, lo so. Credo che non ci fossero dietro dei messaggi criptici, credo solamente che fosse ben augurarsi il proseguo del cammino, certo. Scusami Paolo, sì, ho capito, ma tu hai dei precedenti da questo punto di vista? Penali? Beh, io ho dei precedenti nel senso che a livello di trasmissione televisiva spesso ciò avviene e chi è chi ne beneficia vince. Vince generalmente, diciamolo, perché la gente qua non ha capito. Sempre, sì. Lui ha chiesto se poteva darti una toccatina al culo, diciamo. No, vabbè, adesso non stiamo a specificare. Era questo? Ha chiesto al direttore Rai di Rio se poteva fare questo in nome e per conto di Mazzocchi. Lui non l'ha fatto, io sono rimasto un po' basito perché mi sembrava una fede un po' singolare quella per fare. Signor Bonolis, in studio con noi oggi abbiamo Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza Rai. Presidente Fico, abbiamo vigilato su questo episodio della toccatina in diretta su Rai 1? No, si vigila da solo su questo, Bonolis. Signor Fico, potremmo riportarlo alla Rai? Lei vigilerebbe se lo riportassimo in Rai? No, non vigilerei, però magari dobbiamo... un poco ampliare, sì, però no, ampliare che, lo spettro che, delle persone niente, che possiamo. Bonolis. Paolo ci tiene e ci teniamo anche noi, perché per noi Paolo deve tornare alla Rai. Ma non dipende da me. Mi dispiace Paolo, non dipende da lui. Non dipende da me, farà un'interferenza. Dobbiamo levare da tutti i punti di vista la politica dalla Rai. Ma quindi, che senza interferenza. Mica fa politica Bonolis. No, ma non c'entra Bonolis in questo caso. Dico, non la decisione nostra. Mi dispiace Paolo, è andata così. Senta, signor Bonolis. Lo so. L'importante è che torno dal Brasile, dimmi. Quando è che torna dal Brasile? Torniamo il 28. Il 28 siamo nuovamente a Roma. Ma è stato a cena con la nazionale l'altra sera? O no? Siamo qui nello stesso albergo. Ci può dire come mangiavano? Se avevano fame? Con la bocca e le posate, molto educati, e bevevano l'acqua. Gasata? Mangiavano bene, mangiavano pasta, carne. Gasata o naturale l'acqua? Dovevano mangiare. L'acqua, che era gasata o naturale? L'acqua, taluni gasata. E ci può dire chi gasata e chi naturale? Signor Bonolis, non ricordo, non ho preso appunti. Si passavano il sale mano per mano. Ecco, bravo. C'è una domanda del presidente della commissione di vigilanza Rai A signor Bonolis: si passavano il sale mano per mano o lo poggiavano sulla tavola? No, lo poggiavano prima a tavola, poi lo sollevavano. Se mai fosse stato necessario utilizzarlo. Signor Bonolis, sia tranquillo su questo. Sì, no, l'abbiamo tranquillizzato. Che guardi, era preoccupatissimo. Adesso proprio sono sereno. Lei ha tante cose sono di più cui sereno di Letta. Sul tale vigilo io. Signor Bonolis, lei chi farebbe giocare domani contro l'Uruguay? Se potesse mettergli lei gli 11 in campo? Se potessi metterli io, metterei gli stessi che mette il CT. Ecco, ci puoi dire quali? Quindi tre difensori, poi Darmian e De Sciglio sulle fronte. No, basta! Immobile e Balotelli in attacco. No. Ma magari, sarebbe un'ottima scelta se la facesse. Mi sa di no. Mi sa che non la fa allora. Senta, ma l'altro giorno lei era sugli spalti a vedere la partita con il Costa Rica. Faceva veramente caldo, perché qui noi stiamo abbastanza bene. Non riusciamo era a capire. Micidiale. Caldo. No, era micidiale. Ma anche all'ombra? Noi eravamo all'ombra. Ma tipo... Noi eravamo all'ombra. All'una era un inferno. Tipo a Ostia alle 2? Ma vedi tutte le squadre che hanno giocato nel nord del Brasile, le europee, hanno trovato grosse difficoltà, mentre le altre, anche per dei leggeri maneggi che sono stati fatti nel gioco del calcio, voglio dire, molte squadre hanno giocato nel sud del Brasile dove fa 14 gradi e si sta in santa pace. Ma scusi, lei adesso è nell'albergo dove in questo momento c'è la nazionale? Dove in questo momento c'è la nazionale, dove in questo momento piove, dove in questo momento c'è mio figlio che mi sta chiedendo se possiamo andare a far colazione. Quindi non ha già fatto colazione per vedere se c'è qualcuno sveglio già della nazionale, no? Ma io non è che di lavoro faccio la sentinella. No, per sapere, già che era lì. Lavorando. Ho capito, ma per divertimento. Davide,
saluta questi due cialtroni. Ciao Davide. Ciao.